Mia cara amica, le palpitazioni che agitano il cuore di Srimati Radharani sono molto difficili da curare. Anche se si applicasse un trattamento medico, tutto si concluderebbe ugualmente nel disonore. Mia cara amica, le palpitazioni che agitano il cuore di Srimati Radharani sono molto difficili da curare. Anche se si applicasse un trattamento medico, tutto si concluderebbe ugualmente nel disonore. Spiegazione. Questo verso, Vidatta Madhava 2.8, è pronunciato da Srimati Radharani stesso. Om Adhyayam Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Namayam Dadati Svabhanantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakam Shri Guru Vishnu Shri Rupam Sakrajatam Sanana Raghunatam Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadottam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sanana Ravitam Shri Vishakam Vidam Sajam Hey Krishna Karna Sindhu Dinavandhu Jagatpate
Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Nostute Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavana Svari Vrishabhanu Sujadevi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripasindubhyaiva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadana Shri Vasadi Bhagavata Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Prabhupada Già, allora, questa parte della Caitanya Charitamrita è una parte molto importante, è verso la fine della Caitanya Charitamrita, e vengono trattati degli aspetti molto intimi e confidenziali della conoscenza. Gli aspetti più intimi, perché qui vediamo che Srimati Radharani stessa che parla, e se pensiamo che lo Srimad Bhagavatam, nello Srimad Bhagavatam praticamente Srimati Radharani non viene mai citata da Shukadeva Goswami, e quindi perché? Perché Shukadeva Goswami si rivolgeva a Maharaj Parikshit in un ambito molto particolare, no? Maharaj Parikshit doveva lasciare il corpo, aveva poco tempo e in più c'era una grande audience anche intorno. E nel dodicesimo canto viene spiegato che quando Shukadeva Goswami ha trattato degli argomenti molto intimi della Rasalila, nei commenti che Vaishnava, che hanno tradotto e commentato per Srila Prabhupada, visto che Srila Prabhupada non ha potuto concludere lo Srimad Bhagavatam, citando Vishwanatha Chakravarti Thakur e altri acharya, spiegano che quando Shukadeva Goswami ha trattato di questi argomenti, alcuni nell'audience sono rimasti un po' agitati. Infatti ha citato quel verso famoso, Meitat Samacharin Jadu, che non bisogna mettere sullo stesso livello ognuno. Cioè qualcuno, Yatha, Tata, Meitat Samacharin Jadu. E il verso si conclude dicendo come Shiva che ha potuto bere l'oceano di veleno, noi non dobbiamo imitare chi può comprendere queste verità. Quindi, rivolgendosi a Maharaj Parikshit, cioè voleva Goswami diceva tu, noi non possiamo imitare Krishna, non possiamo comprendere gli aspetti così intimi della conoscenza trascendentale, perché non c'è il potere per metabolizzare tutto questo. Come Shiva, che ha potuto bere, come disse un po' arrossata la gola, no? Come le volte oh, perché cantano troppo, perché prendono un po' freddo e si arrossa un po' la gola, no? La Shiva è venuta la gola un po' blu, sembra avuto un oceano di veleno che era uscito da questo frullare della no? Si sono messi a frullare l'oceano e da lì è uscito il veleno e fa chi lo prende sto veleno? Che non prendo io. Quindi noi non dobbiamo imitare Shiva perché basta una goccia di quel veleno per stendere un sacco di persone. Invece Shiva poteva. Quindi non dobbiamo imitare i Vaishnava così elevati che possono ascoltare questi passatempi così intimi
15, di materia adrenale, queste palpitazioni del cuore, no? Come facciamo noi a comprendere questa conoscenza trascendentale? Allora qualcuno potrebbe dire, allora perché Srila Prabhupada ha tradotto la Chaitanya Charitamrita? E perché ha parlato del divino di Krishna, della Rasalila? Perché è comunque benefico, eh? Noi possiamo ascoltare questi passatempi e trarre un beneficio, una purificazione, ma dobbiamo renderci conto che a livello di Prakriti Bhakta, soprattutto a livello di devozione materialista, non è possibile comprendere, non è possibile accedere, non ci sono le chiavi per entrare, no? Perché queste chiavi vengono date solo a chi merita di possedere, giustamente, e quindi chi ha superato tutte le fasi della Anartha Nivritti. Quindi Anartha Nivritti, e poi uno diventa fisso nel servizio di devozione. Se non c'è Anartha Nivritti, se non c'è la purificazione del cuore, il nostro servizio di devozione è sempre molto instabile. Un giorno uno si alza entusiasta e vuole spaccare il mondo e conquistare il mondo con servizio di devozione, e il giorno dopo si alza e non è più entusiasta, e siccome l'anima deve comunque gioire, è chiaro che nel mondo materiale è molto più facile e accessibile la gratificazione dei sensi, e quindi il giorno dopo il nuovo materialista cosa fa? Spacca il mondo ma dall'altra parte. E quindi cerca di soddisfare i desideri materiali, no? E quindi prega Krishna, si rivolge a Krishna, comprami la macchina nuova, comprami questo, comprami quell'altro, che devo gioire in questo mondo materiale, no? E se si avvicina, chi ha questo tipo di mentalità, si avvicina a questi passatempi così intimi, rischia di ottenere l'effetto opposto. Perché queste relazioni molto intime tra Krishna e le gopi ricordano molto le relazioni intime che ci sono in questo mondo materiale. E quindi succede che, come fanno i Prakriti Sajja, no? I saggi in India, sì, cantano in estasi, però poi hanno un seguito di servitrici, no? Come si chiamano, come vengono chiamate, e queste servitrici che poi in realtà sono delle amanti, no? E quindi creano, infestano l'atmosfera limpida e pura del puro servizio di devozione con queste, e abbassano. Ecco perché anche in tempi di Bhakti di Mantakur, di Bhakti Siddhanta Sarasvati, molti consideravano i Bhakta e la Bhakti un qualcosa di veramente poco interessante, poco attraente. Perché? Perché era stato monopolizzato per lo più dai Prakriti Sajja e degli Smarta Brahma, no? La situazione di quei tempi. Quindi soprattutto i Prakriti Sajja hanno creato questa atmosfera dove chi segue i principi del Dharma, no? Quindi il bhijo, il dovere, non può tollerare di star vicino a chi in nome della spiritualità ha creato un'atmosfera deplorevole, no? Quindi, siccome noi siamo arrivati al contatto con un servizio di devozione da una situazione piuttosto negativa, no? Siamo nati, la maggior parte di noi siamo nati in famiglie di bleccia, in famiglie di mangiatori di carne, in famiglie dove Papa Yomi, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, e quindi Papa Yomi, abbiamo nel DNA il peccato,
Papa Ioni vuol dire proprio che ce l'hai nel DNA, l'attività peccaminosa. Quindi come fare per comprendere questi passatempi così intimi? Bisogna non imitare, ma seguire le orme. E non è difficile seguire, come se uno si ritrova, abbiamo fatto tutti l'esperienza della sabbia, nel mare. Se tu vedi delle orme, basta che le segui e vai su, arrivi dove è arrivata la persona che ha lasciato di fronte. No? Quindi noi dobbiamo seguire le orme. Qui è Srila Rupa Goswami che parla, Ramana Dharai. Perché? Perché Chaitanya Mahaprabhu era tornato dal sud dell'India, dopo essere stato diversi anni nel sud dell'India, e pensate alla sofferenza dei devoti, che Chaitanya era partito e non sapevano se sarebbe tornato, perché suo fratello, quando è andato nel sud dell'India, non è più tornato. Quindi c'era anche, poi non è che c'erano le comunicazioni di oggi, uno mandava una mail col telefonino, no? Ma c'erano, una mail in Sud India, sì, tutto bene. La comunicazione era molto lenta, quindi una grande sofferenza e sentimento di separazione da Chaitanya Mahaprabhu. Sicuramente arrivavano dei dispacci da un tempio all'altro, comunicavano, avranno avuto un modo di comunicare, ma molto più lento. Quindi dopo anni di assenza da Chaitanya Mahaprabhu si sparge la voce di Chaitanya. È tornato a Jagannath Puri, allora il tantan parte, il Bengala arriva a Vrindavana e tutti vengono per riaprire il darshan, l'associazione di 16 anni fa. Fra loro arriva anche Rupa Goswami. Rupa Goswami che aveva incontrato 16 anni fa proprio a Prayagraj. E aveva ricevuto degli insegnamenti molto importanti che partivano, se ne leggiamo Chaitanya, gli insegnamenti di Chaitanya Rupa Goswami, partono da delle basi molto, molto importanti sull'identità della jiva. Quindi Chaitanya Mahaprabhu ha dato degli insegnamenti che partono dall'identità della jiva, chi siamo noi, no? Citando tutti i Purana, tutti gli Shastra, tutta la ricerca che era stata fatta, Jayana Lakshmi, Stavara Lakshmi, e spiega come l'anima passa nel ciclo di nascita e morti da specie inferiori, Jayana Lakshmi, 100.000 specie acquatiche, e in questa evoluzione arriva. Chatur Lakshmi Manusha arriva ad avere la forma di vita umana ed è solo nella forma di vita umana che può avere la fortuna di accedere alla conoscenza trascendentale. Brahmanda, Brahmite Konya, Bhagya Vanci, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Ratanici. Quindi, quando dopo aver girovagato tutto l'universo e tutte le specie di vita, la jiva ha la fortuna di arrivare Bhakti Ratta Bridge, a ricevere dal Guru Krishna Prasada Bhakti, dalla misericordia del Guru e di Krishna. Quindi il Guru viene prima, Guru Krishna Prasada Bhakti. Perché? Perché noi non vediamo Krishna. Noi vediamo Chaitanya Guru, abbiamo questo contatto inconsapevole, chiaramente all'inizio, che ci porta, se siamo sinceri nella nostra preghiera, ad avere un contatto con il Guru, con il maestro spirituale, i vari Guru, come il primo, il Varma Shaka Guru, colui che ci apre le porte della compagnia dei devoti. E se coltiviamo i principi che sono stati enunciati da Srila Rupa Goswami, sintetizzati in tutte le sue opere, questa evoluzione cresce e quindi il Bhakti Lata, spiega Chaitanya Mahaprabhu, a Rupa e a Srila Goswami, che diventa una pianta meravigliosa, cioè da un semino infinitesimale.
e nasce un piccolo germoglio. Questo germoglio cresce, 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 questo radicale può arrivare a bucare le coperture dell'universo. Pensiamo alla potenza di questo seme, c'è anche un seme di un variabile potente, perché può far crescere un albero gigantesco, ma per gigantesco che sia, può diventare alto, non so, 10 metri, 20 metri, 30 metri, bagnani si espandono più in larghezza che in altezza. Ma il seme del servizio di devozione può crescere all'infinito e bucare le coperture di questo universo non materiale. Quindi è una pianta molto potente, perché può trascendere questa natura materiale e portarci in diretto contatto con Krishna, con i piedi di lotta di Krishna. Quindi dobbiamo essere coscienti della rarità di questa pianta, della fortuna di averla ricevuta, e anche consapevoli del fatto che non è facile coltivare il seme del servizio di questa pianta, non è facile. Sappiamo tutti i sacrifici, via Villa Vrindavana, col parco, i campi, i giardini, prendersi cura di Tulasi Devi, no? Chi è del mestiere sa che non è facile. È bello vedere le piante rigogliose, tutto pulito, ma chi ci lavora dietro sa che ci vuole sacrificio, ci vuole dedizione, ci vuole puntualità. Bisogna conoscere gli ingredienti giusti. Bisogna sapere quando dare annaffiare la giusta quantità, eccetera. Quindi se è così, cioè, ci sarà il processo di rinforzamento. Se è così per delle piante, tra virgolette, normali, possiamo solo immaginare quanto sia più difficile con la pianta del servizio di devozione. Più difficile e più complesso. Infatti, anche se apparentemente semplice il metodo, è molto complesso e molto difficile. Questo non ci deve spaventare, però Krishna mette in guardia, dice dai di Eshanda Mai, mamma Maya durante gli anni, dice durante gli anni, non è che dice no, mamma Maya, non c'è problema, facile, no, dice durante gli anni. Ma beva ieri parte a te, Maya mette a te. Ma chi si abbandona a me ne varrà facilmente i limiti. Quindi in realtà è molto difficile, diventa facile quando ci si abbandona a Krishna. Ma è facile abbandonarsi a Krishna? Per l'anima condizionata che ha deciso di fare esattamente l'opposto da un numero incalcolabile di esistenze, non è facile. E quindi ecco perché non ha scritto tutti gli acciari, hanno scritto un libricino di 20 pagine, dicono guarda, tu leggi questo, canti Hare Krishna, mettiti a Krishna. Hanno riempito volumi e volumi e volumi di conoscenza trascendentale. E gli acciari che sono venuti dopo, cosa hanno fatto? Hanno preso tutti questi volumi, Nana, Shastra, Vicharna, Ikanpuro, Sattarma, Sanstapa. Lokanam Ita Karinon Tripuvaderi, Magnosa Lokanam. I Saikoswami cosa hanno fatto? Hanno fatto una ricerca su tutti gli Shastri, tantissimi Shastri. Perché? Perché erano tutti dei grandissimi eruditi. Rupa e Sanatana Goswami erano considerati dei grandissimi eruditi. Anche quando hanno avevano il governo, il Bengali, no? Il ministro, primo ministro e il ministro del tesoro del governo del Bengali, non è che facevano gli impiegati dell'ufficio postale, erano il primo ministro.
erano considerati dei grandi maestri anche in quell'ambito, quindi avevano la conoscenza di tutto il mondo dei sufi. Qui ogni tanto arrivano i sufi, tutti questi. Abbiamo fatto un kirtan una volta con i sufi. Qui c'è un buon, una ricerca esoterica potentissima, profondissima. E anche loro alla fine arrivano al kirtan, arrivano a cantare i nomi di Dio, no? Quindi vediamo come tutto converge. E passano da Goswami, considerati grandi eruditi, a un certo punto, quando incontrano 16 anni a Mauro, cosa fanno? Ah, interessante, cioè sì, io continuo a fare il mio, sono primo ministro, un sacco di soldi, sono uno anche molto erudito. Ah, interessante quello che guarda di 16 anni, e poi anche un personaggio, però vabbè, grazie, eh! E gli disse, no, come hanno fatto così? Quando hanno incontrato 16 anni? Già prima volevano incontrarlo per anni. E hanno mandato delle lettere, queste lettere, niente, nessuna risposta. A un certo punto arriva la risposta di 16 anni, che ha risposto e tra le righe non hanno capito, no? Quello che aveva da dire. E quando incontrano Sri Chaitanya Mahaprabhu, e lì prendono la decisione, dicono che adesso basta. Salva Dharma, parete già, ma mi caccia la coraggio. Aham, tuam, salva Papa Dio, moksha, isha, ma dice Krishna Bhagavad Gita. Aham, tuam, salva Papa Dio. Noi dobbiamo liberarci da questo Papa, questo peccato. No? E quando succede? Quando noi ci abbandoniamo a Krishna, salva Dharma, vogliamo tutti, ci abbandoniamo a Krishna come hanno fatto le gopi, sono andate al di là di tutte le regole, di tutte le convenzioni. Quando suonava il flauto di Krishna, non ce n'era nessuno, mollavano tutto e andavano nel cuore della notte a incontrare Krishna. Bello, stamattina abbiamo letto nella Amrita, nel Mughalarti, questo momento così importante della giornata. Mai perdere il Mughalarti. Come si fa? Se uno oggi avesse l'appuntamento col primo ministro, per portare del prasada al primo ministro, l'appuntamento è alle 5, cosa fa? È da stamattina che pensa come arrivare a quell'appuntamento puntuale. E l'appuntamento alle 5 fa il calcolo che per arrivare al Palazzo Vecchio minimo ci vuole un'ora. Cosa fa? Va via un'ora, due ore prima, tre ore prima. Perché se becca il traffico, una frana di ieri. Quindi si prepara quell'appuntamento con il primo ministro. Ma qui abbiamo un appuntamento con Krishna, che è tra tutti i VIP, è il VIP dei VIP, no? E abbiamo la fortuna che tutte le mattine abbiamo questo appuntamento. E quindi uno si deve preparare dalla sera prima, e la mattina non posso perdere l'appuntamento con Krishna. E quindi dal mattino coltivare il servizio di devozione. E dicevamo stamattina nella Amrita che il flauto di Krishna è rappresentato dal Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Quindi quando noi cantiamo Hare Krishna, è Krishna che sta suonando il flauto. E quel flauto, le gopi potevano ascoltare solo quel flauto. Non potevano niente, loro non è che erano assorbiti in quel flauto. E quindi l'incungiai un'ora di carissimi dei anni di Rapicenia, tatra di Daksha, attivarlo per me. Daksha, maestro spirituale esperto nel rendere più soavi i passatempi di Krishna con le gopi. Sempre rinnovati questi passatempi, sono mai gli stessi. È vero? Noi tutte le mattine popolari glorificano questo. E quali sono i passatempi di Krishna nell'era di Kali? Se c'è tanto un altro, è Krishna.
Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Naya. Quindi Krishna viene in questa forma misericordiosa, perché abbandonarsi a Krishna è difficile, abbiamo detto, no? Ma per la misericordia di Krishna, per la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu, tutto quello che era difficile diventa più facile. Chaitanya Nityananda, no? Vengono a portare questa misericordia speciale. E questa misericordia viene a noi, arriva a noi attraverso tutti gli acciaia, no? Che amplificano, potenziano questa misericordia, la rendono accessibile. Perché se fosse venuto partecipare a Sarasvati, non lo so quanti eravamo qui, quanti di noi sarebbero stati qui. Ah, è vero? Basta leggere la biografia di Bhaktisiddhanta Sarasvati, aveva dei principi, cioè per rimanere al tempio, se uno arrivava a Lungo l'Artico in ritardo, doveva stare tutto il Lungo l'Artico con le spalle al muro nel fondo, non poteva andare vicino alla divinità. E poi bisognava cantare 64 giri al giorno di japa, e non c'era per gli scalzi, austerità incredibile, tutti a predicare, tutti a cantare, non c'era spazio per nient'altro. E invece Prabhupada ha detto: aspetta, qui c'è bisogno di un ulteriore scontro, perché se no non si rende di niente, no? Allora, come quando ci sono i saldi, qua è inutile che la roba resti in magazzino, no? È la fine dell'inverno, svendiamo tutto, perché se no ci resta tutto di più. L'abbiamo pagata e adesso dobbiamo svendere, però saldi. Una giacca che costava 200 euro, 100 euro, come ci casca. Siamo verso la fine della stagione, ma poi mi decomodo anche la prossima stagione. 100 euro, 70 euro, proprio gli ultimi giorni. Allora lui spende i suoi soldi, ma li spende volentieri perché sapeva quello che costava prima. Quindi Srila Prabhupada viene e fa questi saldi colossali. Un po' di Mongol Arctic, 16 giri di giappa, prendi per sala e servi la missione che ho fondato. Non è difficile. È semplice e anche abbastanza facile rispetto a quello che abbiamo fatto. Bhaktisiddhanta Sarasvati. E se noi siamo intelligenti nell'era di Kali, questo è il problema. È difficile essere intelligenti e cogliere questa fortuna. Uno preferisce essere intelligente per diventare il più ricco, il più famoso, il più potente, e quello che possiede di più. Quello sì, sì, no, quello sì, è importante, non prendere tre master, quattro, cinque, no, perché così devo far vedere chi sono, no? Senza nulla togliere chi sta studiando, perché tutto è importante, però questa non è l'intelligenza che è richiesta per accedere al servizio di devozione, dicevamo prima, per mandare la come Guru Krishna passare il pari, batti l'altro Krishna. Per coltivare il servizio di devozione bisogna essere pronti a seguire Chaitanya Mahaprabhu. Bisogna essere pronti a mollare tutto il resto, e che non è una questione di forma, non è che uno deve abbandonare i doveri in modo superficiale, no, uno può mantenere i suoi doveri, ma interiormente abbandonare l'idea di essere il centro del mondo. Questa è la cosa più difficile, perché il falso ego è quello che vuole controllare, no? Quindi la cosa più difficile è abbandonare questo falso ego. E come si fa ad abbandonare questo falso ego? Servendo. Bisogna imparare a servire. Proprio cosa posso fare? C'è da pulire quel pavimento? No, no, ma io non provo a pulire il pavimento, io voglio fare qualcosa di più importante. Ma questa è la cosa più importante. Perché stai servendo, stai pulendo il pavimento di Krishna.
nel mondo spirituale, stai servendo i piedi di notte di Cristo, stai servendo di acciaio, facendo quel servizio, no? Ottieni la purificazione e la visione necessaria. No? Qui ecco come si nasce il falso ego, servendo. Però cosa posso fare? Qui c'è la missione di Prabhupada, no? Pezzettino. Però tutti i giorni, questa è la differenza, come dicevo all'inizio, tra il Prakriti Bhakta e il Mandya Vaticano. Il Prakriti Bhakta prende, lascia, tanto poi c'è Krishna, non pensa molto. Invece il Mandya Vaticano prende la responsabilità e la porta avanti, perché sa che in Kali Yuga, con le tempeste e gli uragani che arrivano, non è facile mantenere in vita questo germoglio, questa pianticella, che è vero che può diventare potente, che è potentissima e può bucare per tutto l'universo, ma finché è piccola è anche molto delicata e può essere sradicata, può essere rovinata, si può seccare. Infatti c'è tanto Mahaprabhu, questi insegnamenti a Rupa Sanatana Goswami parlano di come il devoto deve diventare un giardiniere, no? E proteggere, coltivare la pianta, ma proteggere, quindi bisogna costruire una staccionata, un recinto che protegga il battinata da cosa? Questo è sradicare le erbacce, il sitacciare, con un comportamento, insomma, tutti i vari insegnamenti che ci sono in quel capitolo. E poi bisogna proteggerla costruendo un recinto, perché così non può entrare l'elefante impazzito, no? Che se entra un elefante impazzito nel bel giardino spacca tutto, si mangia tutto, rompe tutto. E cos'è questo elefante impazzito? Sono le offese che vengono commesse ai Vaishnava, no? Perché uno viene al mondo materiale, se uno soffre, si rivolge a Krishna e entra magari anche dalla porta di servizio, perché nel mondo materiale sta soffrendo come un cane, anche alle volte anche peggio di un cane, giusto? Perché il cane non deve nemmeno pagare l'assicurazione della macchina, invece non deve pagare di quella. Quindi uno entra alla porta di servizio umile, poi però cosa succede? Che liberandosi da un po' di sofferenza materiale e venendo in contatto con quel servizio di devozione, uno rischia di portare i suoi anartha nell'ambito devozionale. Per quello che dicevo prima, gli acciari hanno compilato volumi e volumi di conoscenze per metterci qua, per farci capire che è semplice cantare Hare Krishna, ma è molto difficile cantarlo bene. È semplice stare nella compagnia dei devoti, ma è molto difficile starci nel modo giusto. È semplice conoscere Krishna, è semplice cantare, no? e Hare Krishna, ma è molto difficile immergersi nel suono e non pensare a nient'altro. Quindi ognuno deve fare delle valutazioni e capire dov'è, in che situazione si trova. Non importa tutto quello che è stato ieri, questa è la potenza del servizio di devozione. Non importa niente di tutto quello che è stato ieri, l'altro ieri, 10 anni fa, mia madre, mia sorella, quel devoto là che m'ha offeso, e io avrei potuto, io non so, tutte queste cose. Abbiamo la fortuna di avere un metodo così potente che se uno canta Hare Krishna con sincerità, chiede aiuto a Krishna, Krishna dice: io aham tuam sarvapapabhyo, ti libero da tutti i peccati. E quindi ogni giorno può essere un nuovo giorno, ogni giorno può essere una rinascita del nostro servizio di
sappiamo, abbiamo la fortuna di superare questa fase del Prakriti Bhakti, che questo può accadere in un anno o nemmeno in 100 anni, no? Perché non è una questione di tempo, ma è una questione di realizzazione. Allora possiamo cominciare a capire cosa voleva dire veramente Rupa Goswami. Prima abbiamo solo sentito, entrate di qua e uscite di là. Sì, sì, va bene, la ricresce, sì, sì, interessante, aspetta però che ho tutte le mie cose da fare. No? Sì, sì, sì. No, se continuiamo a dire sì, 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 vuol dire, e a pensare di avere un sacco di cose da fare, vuol dire che siamo ancora una piattaforma carista di cari. Magari siamo diventati esperti a far credere a noi stessi per primi e agli altri di non esserlo, ma in realtà siamo sempre lì. Invece dobbiamo umilmente osservare il nostro stato d'animo, la nostra comprensione spirituale, il nostro atteggiamento, il nostro canto, il nostro gusto per il canto, il nostro gusto per servire il Vaishnava. E se il livello è ancora basso, dire: ah, ecco, allora aveva ragione. Cetane Mauro, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, tutti gli acciari, Prabhupada, non ho ragione, ero io che non avevo capito. E cosa devo fare? Buttarmi dal ponte al mio Palazzo Vecchio? No. Ammettere il proprio status a se stessi, perché la cosa più difficile è fare a se stessi, guardarsi allo specchio e dire: ok, da oggi canto Hare Krishna in un altro modo, da oggi mi associo con Vaishnava in un altro modo, da oggi se mi dicono pulisci il pavimento dico subito sì sì Prabhu, subito, e lo pulisco meglio di... benissimo, perché chi ci dà quel servizio vede che lo puliamo bene. Il giorno dopo dice: beh, allora visto che hai pulito bene questo, perché non pulisci più quest'altro? E allora due pavimenti è meglio che uno, perché uno fa più avanzamento spirituale, serve di più la visione di Krishna, no? E allora noi ci rendiamo gradualmente la piattaforma di Krishna. Il movimento ha bisogno di devoti per espandersi veramente, che superano questa soglia e diventano fissi nel servizio di devozione, e allora le persone rimangono impressionate e dicono: per nostro devoto è venuto l'anno scorso, come devoti di Sankhya, è venuto l'anno scorso, poi è venuto di quest'anno, poi è venuto anche l'anno. Allora questo passa in serio, non è. Nel frattempo a lui è morta la moglie, gli si è ammalato il cane, e ne sono successe di tutti i colori, e magari prima pensava che sarebbe andato tutto bene nel mondo materiale, e invece poi si è reso conto nel mondo materiale, Mrityu Samsara Vahmani, è un mondo dove che la super padrona di questo mondo si chiama Mrityu, la morte. E allora diventa più umile quando il devoto gli porta il libro e dice: guarda, stavolta te lo prendo. Primo, perché vedo che fai sul serio. Secondo, e non te lo dico perché mi sono successi di tutti i colori, poi sei ancora più intelligente, apro quel libro e comincia a capire chi è veramente. E poi vede gli indirizzi e viene a trovare i devoti. E quando viene a trovare i devoti, se trova l'atmosfera giusta, l'atmosfera pulita, non può trovare confusione, non può trovare sporcizia, perché se trova sporcizia fuori e dentro non può essere attratto. E se trova l'atmosfera giusta diventa attratto dal servizio di devozione e decide di incamminarsi su questa via meravigliosa, che per la forma di vita umana è in realtà l'unica cosa vera che c'è da fare. Tutto il resto sono tutte chiacchiere. Ma
magari costruite bene, spiegate bene, ma finisce tutto nel cassonetto della spazzatura o al cimitero. E invece quello che stiamo coltivando con servizi di devozione, se lo coltiviamo bene, finisce a fare conto al mondo spirituale, dove lì non ci sono dei cassonetti della spazzatura che non servono, e nemmeno tombe e cimiteri, perché non servono, non muore nessuno. E a quel punto, quando si supera il livello di analfabeti, si comincia a frequentare le mishta, fisse, servizi di devozione, tassatisse, attaccamento, uno non può fare nient'altro, perché i gopi potevano ascoltare solo il flauto di Krishna, e il devoto può ascoltare solo il mantra, o tutto quello che viene detto mantra, quindi la Caitanya-charitamrita, lo Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, tutto diventa a colori. Perché si diventa, chi è che vede televisioni bianco e nero? Quando uscirono le prime televisioni, tutti volevano televisioni bianco e nero, ma avete mai visto un negozio che aveva televisioni bianco e nero? Non ne venderebbe neanche una. Ho trovato uno, ha detto che siccome ha perso la quarta bambina, quando gli è morta dal trauma, per diverse ore ha visto tutto in bianco e nero. Pensate, un trauma qualcosa non può usare. Quindi dobbiamo superare la fase del bianco e nero e allora tutto si viene di colori nuovi e a tassatisse a questo attaccamento poi genera tanto bava, le emozioni spirituali. E uno comincia romancia tanto asciutta un cavaggio, i peli si rizzano, le lacrime, l'estasi del canto, perché questo capitolo Rupa Goswami attrae Sri Chaitanya Mahaprabhu, perché quando Sri Chaitanya va a trovarlo, stava con Haridas Thakura, pensate a Haridas Thakura, e Rupa Goswami era insieme, perché Rupa Goswami diceva, ma io sono stato un musulmano, non posso venire, e quindi si associava con Haridas Thakura. Chaitanya Mahaprabhu, che si andava a sono arrivati lì, hanno trovato questo verso, com'è possibile che abbia scritto un verso così? E parlava degli aspetti intimi del servizio di devozione di Krishna con i gopi. E poi un altro verso, un altro giorno, che dice quanto nettare c'è nelle parole Krishna. Quando pronuncio questo nome vorrei avere milioni di bocche. E quando questo nome entra nei miei orecchi vorrei avere milioni di orecchi. E quando il suono entra nel cortile del mio cuore, crea un'atmosfera sublime e tutti i sensi sono appagati e sono pacifici. Quando c'è il mare, vede questo verso scritto da Rupa Goswami, dice a Mandarai. La Svarupa da Mandarai Goswami dice lui ha capito il mio cuore, ecco perché gli diciamo Sri Chaitanya Mahaprabhu stabita viene un interesse, vai a Rupa, è Rupa Goswami, non sono Rupa, perché Rupa Goswami è veramente quello che ha capito i sentimenti più intimi di Sri Chaitanya e allora va a trovarlo e qui siamo nella parte in cui si espande questo dialogo dove Rupa Goswami parla con Svarupa Dhammadhara Goswami di questi aspetti intimi del servizio di devozione. Un altro dettaglio, poi concludo. Anzi, due dettagli. Il primo è che tutto questo viene contenuto nel Vidagda Madhava e nella Vita Madhava, che sono delle opere teatrali. Quindi l'importanza del teatro nell'associazione di devoti. E il secondo è che quando hai iniziato a scrivere queste opere, da quando l'hai iniziato
Da quando l'ha concluso, sono passati 15 anni. Adesso non vorrei sbagliarmi, 14, 15 anni, ma 15 anni non scrivevo un'opera teatrale. Perché c'erano queste rivelazioni, ma poi tutto doveva essere messo in una forma perfetta, e tutto doveva avere gli equilibri precisi, no? Per non incorrere in rasa basa sulla posizione di elementi, eccetera. E quando ci andiamo a sente tutto questo, diceva un po' lo sbaglio, mi ha capito. E allora lì Svaruppa Damodara Goswami dice: allora adesso ho capito, vuol dire che tu gli hai elargito il dono dei ricordi. Quando ti hai incontrato a pregare, vuol dire che da questo posso dedurre che tu hai elargito il tuo misericordia su Goswami. Infatti cita che c'è una scarica di Goswami, Palena, la sintesi Palena precede, cioè l'albero si giudica dai frutti, dai frutti noi possiamo comprendere tutto. Quindi noi che abbiamo questa fortuna immensa di aver ricevuto questo dono fatto di milioni di altri doni, perché dentro il dono del servizio di devozione c'è il dono della città di Cerritano, il dono dell'Obama, il dono della Bhagavad Gita, il dono di Prabhupada, il dono di Brasile, cioè quanta che lista possiamo. Quando hai concluso la lista poi devi ricominciare perché sei dimenticato un sacco di altre cose. Quindi un dono di immensurabile valore e dobbiamo proteggerlo perché ci sono i ladri in giro. E dobbiamo pulirlo sempre, non possiamo avere uno smeraldo da 7 carati buttato lì nel fango, pieno di polvere. No, uno smeraldo da 7 carati quanto vale? Pulito, scintillante, fargli una bancheca, come si chiama, una cosa di vetro, che così nessuno può infilare una mano. Quindi tutto questo ci aiuta a servire la causa di Prabhupada. E quando noi abbiamo questo stato d'animo nella visione di Prabhupada, allora Prabhupada elargisce la sua misericordia. Noi dobbiamo chiedere questo quando andiamo avanti in vita. Prabhupada elargisce la tua misericordia. Perché? Perché come dice Ash, pure salva Ash. Yen prasade, pure salva Ash. Per la sua misericordia tutti i desideri di perfezione spirituale sono soddisfatti. Cosa significa? Che poi uno, i desideri materiali svaniscono, perché ha solo desideri spirituali. Ma anche nell'ambito dei desideri spirituali perfeziona i suoi desideri tutti i giorni. Quindi prima chiedeva cose da poco, e poi cosa chiede cose importanti, perché sente che poi sono tutte importanti, però poco nel senso di qualità. Prima era molto misto, le sue richieste erano miste, no? Poi diventano puri, no? Questa è la differenza. E i desideri sono soddisfatti, quindi uno si libera dei desideri materiali. Le persone quando incontrano un devoto così, l'anima fa, perché l'anima per natura è parte particella di Krishna. Noi da questo punto di vista giochiamo in casa, perché non stiamo parlando di qualcosa che non fa parte di noi. Invece tutto il resto fa parte di qualcosa che sembra noi, ma non è. Dal falso ego in giù è qualcos'altro. Essere l'ambizione del devoto, no? Possiamo anche essere spiritualmente ambiziosi, mirare a ricevere la misericordia di Prabhupada, perché c'è un grande bisogno, no? Un grande bisogno e un'estrema urgenza, perché qui passano i decenni e arrivano i russi e noi
Dove siamo? Cioè, ma quando è che andiamo noi in Russia? Andiamo alla campagna dei russi. Oppure quando i russi vengono qua, incontrano 20, 30, 40 dei volte di più super entusiasti, di bianco, d'arancione, non importa, ma pieni di entusiasmo. Come sta accadendo, ma noi possiamo, dobbiamo superare i russi. Ecco, questa deve essere la nostra attenzione. O almeno uguale, cioè arriviamo vicini. Perché sennò pare poi le voci non girano bene, però dobbiamo cambiare questa. È come nella maratona del sangue, le devoti sono sempre lì, una scheggiata oggi la faccio vedere. Ma questa solo è una competizione spirituale, chi è che ci guadagna? Quell'anima che poi tornano la sera e dicono: oh, mi mancavano tre per arrivare alla quota, allora sono entrato in un bar. E da un posto di miserabile si è trasformato in qualcuno per 10 minuti, però per quei 10 minuti ho preso un libro, ho fatto un pentiero in più. Però se non c'era questo spirito di competizione, non tornava a contentare. Quindi ci deve essere questo spirito di competizione trascendentale, no? Come tirarlo, come possa diventare così più attraente. Che già molto talente, chi è che ce l'ha la Vrindavana? Chi è che se la può permettere? Chi è che posso vedere i pavoni che ti salutano? Non i cani che hanno di parlare con dietro, i pavoni che ti salutano. Krishna nel tempio, la meraviglia delle meraviglie. Però tutti, se lavoriamo tutti insieme, perché diventi sempre più bella, più attraente, più pulita, dentro e fuori, allora le persone che arrivano diventano sempre più affascinanti e poi qualcuno uscirà a usarsi su un casco di una migliaia, qualcuno dice: ma quasi quasi mi fermo anch'io, anche il posto c'è. Va bene, ci va a preoccupare di già andare a 500 di cercare perché già è tardi. Già. Grazie per l'ospitalità, grazie per l'opportunità. Sei stato bravo.